canoni di depurazione. La conferenza di servizi convocata dal comune di Sciacca non ha risolto la faccenda. Resta il dubbio sulla retroattività della sentenza della Corte Costituzionale, fattore propedeutico allo sgravio sulle bollette 2007 e soprattutto al riottenimento delle somme pregresse. Andrea Pizzo. Le bollette di conguaglio EAS 2007 arrivate nelle case dei saccenzi e che scadranno martedì prossimo si alleggeriranno. Dall'importo totale potranno essere decurtati i canoni di depurazione che, come è noto, in quei comuni come Sciacca, in cui il depuratore non è mai esistito, sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale. Il problema però è capire che importo bisogna detrarvi. L'intero canone di depurazione 2007 o solamente la quota parte successiva al 10 ottobre scorso, data della sentenza? Il dubbio nasce dal fatto che qualcuno, come l'associazione L'Altra Sciacca e il Centro Studi di Cultura Politica Alcide De Gasperi, sulla base dell'articolo 136 della Costituzione, affermano che addirittura è possibile riottenere quanto pagato nell'ultimo decennio, avendo questo tipo di sentenze valore retroattivo. Per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, a cui l'amministrazione comunale ha chiesto un parere, invece non esiste alcuna retroattività e quindi il rimborso ricorre soltanto dalla data in cui la Corte Costituzionale si è espressa. L'EAS dal canto suo stranamente sembra tirarsi fuori, anche se come ente addetto alla riscossione dei canoni in questione è super coinvolta. Al comune di Sciacca infatti solo una parte di essi è stato versato, quella più sostanziosa deve ancora essere accreditata. A Palazzo di Città in cassa da canoni di depurazione hanno solo 1,5 milioni di euro. Se però si guarda la questione da un'altra prospettiva, l'ANCI, rappresentando i comuni, con quella presa di posizione avrebbe potuto voler tirare acqua al proprio mulino, visto che, qualora i sogni di rimborso diventassero realtà, il municipio saccense rischierebbe il collasso. Dal momento che si tratterebbe di restituire quasi 7.500.000 euro, somme peraltro già impegnate. L'EAS invece, navigando in brutte acque, si mantiene sul vago. Nel caso in cui ad avere ragione fossero L'Altra Sciacca e il Centro Studi De Gasperi, infatti, dovrebbe immediatamente saldare il debito con il comune. Insomma, la conferenza di servizi convocata dal sindaco Mario Turturici proprio per fare chiarezza sull'argomento ha finito per ingarbugliare ancora di più la faccenda. Adesso, per mettere ordine, si attende una circolare ministeriale. A qualcosa però l'incontro è servito. Visto il caos che sta caratterizzando la questione, Turturici, onde evitare il pericolo mora, ha chiesto all'EAS di concedere una proroga di 60 giorni della scadenza delle bollette. Bacino di precariato. E restiamo sull'argomento perché l'associazione L'Altra Sciacca continua a sostenere la validità del principio di retroattività della sentenza e quindi la possibilità di ottenere il rimborso dei pregressi. Il sodalizio invita i saccenzi, a cui tornerà a fornire chiarimenti domani a partire dalle ore 9 in piazza Scandaleato, ad inviare le istanze di risarcimento al Comune e all'EAS. Per quanto riguarda le bollette in sospeso, invitiamo, scrivono quelli dell'Altra Sciacca in una nota, i cittadini a pagare, utilizzando un classico bollettino di conto corrente, solo le somme dovute, defalcando i canoni di depurazione comprensivi di IVA al 10%. Si stima che così facendo, per le bollette di conguaglio, la cittadinanza saccense otterrebbe un risparmio netto di circa 1,5 milioni.